che voi sapete che siamo riusciti di straforo a infilare questa tappa a Bolzano, entro le 6 dobbiamo essere a Venezia, veniamo da Trento, ma Bolzano non me la sarei mai persa. E mi dispiace perché ho pochissimo tempo e questa piazza meritava davvero qualcosa di più, però per noi è molto molto importante vedere questo entusiasmo. Vedo tantissimi ragazzi, giovanissimi, se fossimo maggiorenni voteremo Fratelli d'Italia, è fantastica e vi ringrazio tutti per questo entusiasmo che stiamo raccogliendo su tutto il territorio nazionale e che è la risposta migliore in una campagna elettorale nella quale pochissimo si riesce a parlare di temi, tanto odio, tanta cattiveria, su di noi viene detto tutto di tutto di più, ma a noi non interessa. Vi confesso che ho smesso di leggere i giornali, smesso di guardare la televisione, parlo con i cittadini e vado avanti per la mia strada. E la sinistra dica quello che vuole. Loro hanno il problema di non poter parlare dei temi perché sono stati al governo per 10 anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi non abbiamo questo problema e parliamo di energia perché oggi c'è la necessità di tagliare bollette che altrimenti metteranno in ginocchio l'Italia e si può fare non solo con il tetto del gas ma disaccoppiando il prezzo del gas da quello dell'energia, misura che si può fare subito anche a livello nazionale e poi basta con l'extragettito dello Stato, perché lo Stato sta guadagnando sull'aumento delle bollette e non ci deve guadagnare. Parliamo di lavoro, parliamo di difesa del nostro marchio, parliamo di abbassare le tasse sul lavoro, perché hai voglia di parlare di salario minimo se la tassazione sul lavoro è al 46,5%. Parliamo di sicurezza per i cittadini, che è una precondizione di libertà, va spiegato alla sinistra. Parliamo di governo dei flussi migratori, perché sì, qualcosa non ha funzionato. Se anche in città come queste, che erano famose per la loro qualità della vita, oggi esiste la insicurezza che i cittadini vivono. Se in Alto Adige c'è un nucleo dei carabinieri specializzato nella mafia nigeriana, probabilmente qualcosa non ha funzionato. E allora la regola base è una cosa è il diritto d'asilo, i profughi vanno accolti, una cosa è l'immigrazione. L'immigrazione si gestisce con una cosa che si chiama decreto flussi. Se vuoi venire in Italia lo fai rispettando le regole dello Stato italiano. Guardate, cose banali che non si possono più dire, ma il problema è che l'Italia ha bisogno proprio di questo, di tornare a un sano buonsenso, a uno Stato giusto, amico dei cittadini, che non li tratti come sudditi, che non rompa le scatole alle aziende, perché a differenza di quello che va spiegato Di Maio quando ha abolito la povertà non si abolisce per decreto, il lavoro non si crea per decreto, la crescita non si fa con le leggi. Sono le imprese e i loro lavoratori che creano ricchezza. Quello che deve fare lo Stato è non rompere loro le scatole, lasciarli fare, lasciarli lavorare anche in territori come questo. Voi sapete che io sono molto legata a Bolzano, all'Alto Adige, a questo territorio, è la ragione per la quale abbiamo voluto garantire l'elezione in Fratelli d'Italia di un parlamentare che sarà Alessandro Urzì, capace di rappresentare questo territorio, per difendere le sue specificità, perché ringrazio ovviamente tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, per difendere le sue specificità, per difendere il diritto di tutti ad essere rappresentati. Difendiamo l'autonomia, ma chiediamo anche che l'autonomia venga rispettata sempre, perché poi ci devono spiegare perché le regole in alcuni casi non valgono per tutti. Dialoghiamo con tutti, siamo disponibili con tutti. Le donne? Sulle donne vuoi che parlo? Jukebox dei comici. Ma guardate, a me hanno detto di tutto, mi hanno detto pure che io sono una donna nemica delle donne. Perché non è che tu devi essere donna, devi essere una donna di sinistra, se no non sei donna, è così.
Ma chi se ne importa? La differenza tra noi e loro è che anche qui noi siamo per la meritocrazia. Le donne dalle nostre parti non aspettano di arrivare da qualche parte come concessione degli uomini. Ci arrivano se sono capaci, se no come per tutti, perché questo Stato ha bisogno di recuperare la sua meritocrazia. Uguaglianza nel punto di partenza, ma poi dove arrivi dipende da quanto vali tu. Basta con le norme senza senso tipo reddito di cittadinanza, perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto fa assistenza verso chi non può lavorare e per gli altri costruisce le condizioni perché possano avere la dignità di un posto di lavoro. Altrimenti si finisce nel discriminare il più debole. Il paradosso in Italia oggi è che un ragazzo in ottima salute può prendere fino a 780 euro di reddito di cittadinanza, mentre un invalido prende una pensione di invalidità di 270 euro e un pensionato minimo una pensione poco più alta di 500 euro. Non è uno Stato giusto. Uno Stato giusto fa assistenza dignitosa verso chi non è in condizione di lavorare, ma poi deve precostituire le condizioni per la crescita. Sono tante piccole cose di buonsenso, purtroppo io non ho altro tempo, mi piange davvero il cuore, però vi devo dire due cose. Vedo molto entusiasmo e mi rende felice, ma io le battaglie prima le combatto e poi in caso le vinco. Quindi fino al 25 di settembre vi prego concentrazione, perché non abbiamo già vinto, come sento dire ad alcuni, e le ultime due settimane di campagna elettorale saranno particolarmente dure. Questi si inventeranno qualsiasi cosa perché sono disperati, hanno il terrore di perdere il loro sistema di potere, perché non credendo più in nulla gli è rimasto solo il sistema di potere. Quindi noi siamo pronti. Io sono pronta, voi siete pronti? Perfetto, se voi siete pronti ad avere un governo di persone libere, non ricattabili, non comprabili e che non guardano in faccia a nessuno, il